Amici sportivi, benvenuti a Inside Olympia, la nostra rivista che leggerai da copertina a copertina, ok? È una bomba. La grande novità della settimana in casa Olimpia è stato l'arrivo da Kaunas di Mantas Kalnietis. Il playmaker lituano di 29 anni, nazionale di lungo corso, è arrivato a Milano domenica pomeriggio e lunedì è ripartito per debuttare proprio in Lituania con la maglia dell'Olimpia. Team player, I like to play pick and roll, pass a ball. If I shoot, I'm open and I'm trying to shoot. But this is, you know, what I'm playing. It's European style, team style. Lo scorso settembre ha guidato la Lituania la medaglia d'argento europea, che l'ha qualificata per le prossime Olimpiadi. Il debutto in campionato avverrà domenica contro Avellino. Well, ovviamente Mantas Kalnietis è un giocatore molto conosciuto in Europa, sia per il suo gioco con i vari club che con la nazionale della Lituania. Anzi, l'Italia purtroppo ne sa qualcosa, perché è uno che ha il coraggio di prendere diverse responsabilità. Se deve scoccare un tiro da tre sotto grande pressione, non esita. Se deve fare un'entrata in zona di tre secondi affollato col difensore, non esita. Se deve cercare il gioco vincente, non esita. Chiaro che uno che in America dicono spinge la busta, vuol dire che sta uscendo dalle righe qualche volta, ok? Le sue iniziative. Quindi può anche avere qualche palla persa, qualche cosa che non va bene, però questi sono i giocatori che vincono. Ritorno sempre a paragonare con Roberto Premier come giocatore che faceva tanti errori, ma tante cose fatte bene. Questo è un giocatore, non come Premier, questo è un playmaker, una guardia, ma soprattutto un playmaker, uno che fa gioco, che cerca i compagni, ma che non rinuncia a niente. E prima qualità di un playmaker è grande personalità. C'è proprio padronanza di se stesso, della squadra, anche in grado di comunicare con il coach, con il mister, l'allenatore, il tecnico. E lui ha queste qualità. Contro Avellino l'Olimpia ritroverà come avversario Joe Ragland. A Milano lo scorso anno fu il secondo miglior tiratore da tre punti della Lega Italiana. Avellino con Ragland si è qualificata per le Final Eight e arriva al Forum con una striscia di 4 vittorie consecutive. E intanto è stato varato il logo ufficiale degli 80 anni di Olimpia. L'appuntamento è per il 6 marzo dalle 18. Partita contro Torino e grande festa con tante leggende della storia dell'Olimpia. Bruno Cerella è stato premiato a Palazzo Marino dall'associazione City Angels come il campione sportivo che si è più distinto per l'impegno sociale attraverso la sua Ollu Slam Dunk. Portiamo avanti dei progetti sportivi, sportivi ma legati anche all'educazione e alla salute, perché in collaborazione con altri Ollus, creiamo dei progetti educativi sportivi che possano migliorare la condizione di vita di tanti bambini. Proprio a Slam Dunk sarà dedicata la partita del 3 febbraio contro l'Alba Berlino. Chi verrà al Forum potrà sostenere le sue attività benefiche in Africa. Charles Jenkins ha stabilito con 31 punti a Varese il suo primato di punti in maglia Olimpia, giocando un derby sensazionale.